Buongiorno a tutti, iniziamo con l'oggetto numero 12, intendimenti della giunta regionale in merito alla ex linea ferroviaria Spoleto-Norcia. Interroga la consigliera Peppucci, risponde l'assessore Melasecche. Grazie Presidente. La Spoleto-Norcia era una linea ferroviaria inaugurata nel 1926 e soppressa nel 1968 e dopo molti anni di inutilizzo nel 2000 sono stati intrapresi lavori di recupero e messa in sicurezza del tracciato come nuova ciclovia a forte attrattività turistica che hanno permesso nel luglio 2014 di inaugurare l'attuale percorso ciclopedonale. Il tracciato si può dividere in quattro tratti, ognuno con delle caratteristiche peculiari che possono soddisfare le esigenze di un'ampia fetta di appassionati di attività all'aperto, essendo percorribili in bici a piedi. Ed è importante ricordare che nel 2015 l'itinerario formato dalla pista ciclabile Spoleto-Norcia è risultato vincitore assoluto del premio Italian Green Road Award nell'ambito del Cosmo Bike Show, che lo stesso percorso è stato premiato come migliore via green d'Italia e che dal 2014 vi si tiene uno dei più importanti eventi cicloturistici d'Italia capace di attirare oltre 2000 amanti di mountain bike. A seguito del sisma del 2016 che ha colpito il centro Italia, vari tratti della vecchia ferrovia sono stati chiusi e ad oggi sono ufficialmente solamente alcuni tratti come il tratto Spoleto Stazione e Sant'Anatolia di Narco Piedi Paterno. È chiaro che l'ex ferrovia Spoleto-Norcia rappresenta un grande progetto strategico che riguarda l'intera regione Umbria, utile alla promozione del nostro territorio, allo sviluppo economico dello stesso e soprattutto in seguito all'emergenza derivante da Covid. Per questo intendiamo interrogare la giunta regionale per conoscere in merito alla ferrovia Spoleto-Norcia, quali azioni intende mettere in campo per la riparazione dei dissesti causati dal sisma 2016, nonché le misure volte alla valorizzazione dell'infrastruttura a fini turistici come ciclovia ad altra attività. Grazie. Grazie consigliere Peppucci, do la parola all'assessore Melasecche per la risposta. In merito alle questioni sollevate dalla consigliera Peppucci, confermo l'assoluto interesse da parte della Giunta nel valorizzare non solo la Spoleto-Norcia, ma l'intero quadro regionale per riportarlo ad una unità di intenti per evitare quello che è accaduto fino ad oggi, cioè un frazionamento di uffici, operatori, segnaletiche diverse e una confusione generalizzata. Questo è quello che è avvenuto fino ad oggi. Noi crediamo, poiché crediamo molto, moltissimo sulla possibilità, diciamo, di potenziare tutto questo sistema in Umbria, siamo convinti che occorra quindi riportare ad unità, ad un coordinamento generale. In particolare per quanto riguarda la Spoleto-Norcia, siamo convinti che si tratti di uno degli assi principali del sistema della mobilità lenta dedicata alla pratica del turismo a piedi, in bicicletta e a cavallo. Grazie all'ex ferrovia, un'area isolata come la Valnerina, oggi vista come un'appendice alle grandi direttrici di transito del turismo, può invece diventare il crocevia appenninico del turismo lento, assicurandone i collegamenti al cammino delle Vie di Francesco, ai cammini di Benedetto e Santa Rita e al sistema delle ciclovie del Nera e Assisi Spoleto, asse nazionale della rete Bici Italia. L'attenzione della Giunta è pertanto fortemente concentrata a portare avanti nei tempi più rapidi possibili i lavori per il definitivo recupero dell'infrastruttura e per il suo rilancio. Per quanto riguarda la definitiva sistemazione del tracciato, così da poterla restituire all'utilizzo pubblico e per tutte le attività che vi si possono svolgere, si fa presente che siamo riusciti a completare la programmazione degli interventi necessari. E in particolare sono i seguenti: consolidamento del tratto Spoleto-Sant'Anatolio di Narco, assicurato dai fondi dell'ordinanza 56/2018 del commissario straordinario per il sisma 2016, di cui è già pronto il progetto esecutivo
per un importo di 1,5 milioni. 2. Consolidamento dei dissesti nel tratto Vallo di Nera Cerreto di Spoleto, per il quale sono disponibili le risorse per i dissesti dell'ordinanza commissariale 64 del 2018 per 2 milioni. 3. Completamento del tratto Casale Volpetti Serravalle di Norcia a carico di risorse Porfeser per 3,7 milioni. È inoltre in corso la progettazione degli interventi per assicurare la continuità dell'ex tracciato ferroviario nel tratto compreso tra la Galleria San Martino e la stazione di Sant'Anatolio di Narco, con risorse che residuano dal progetto originario per 600.000 euro. Di pari passo stiamo lavorando per costruire le migliori condizioni possibili per il rilancio dell'opera ai fini del turismo lento. Proprio in questi giorni sono stati presi accordi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare con l'Agenzia regionale del Demanio, per la richiesta di trasferimento della proprietà ad uso gratuito dell'ex ferrovia alla Regione Umbria ai sensi del decreto legislativo 85 del 2010. Perché? Perché sappiamo bene che tutti gli interventi relativi a demanio statale comportano una serie infinita di procedure burocratiche che in futuro creeranno problemi certamente per conseguire gli obiettivi che invece vogliamo conseguire velocemente. Sto per terminare. Con l'acquisizione in capo alla Regione sarà quindi possibile procedere in maniera più snella ed efficace alla valorizzazione turistica dell'infrastruttura, anche facendo perno sui numerosi immobili che ne costellano il tracciato, 13 caselle e 8 stazioni, e che possono costituire la base di partenza per creare un sistema di accoglienza turistica di grande interesse, sia a supporto dell'attività degli sport all'aria aperta che per ospitare escursionisti. Potremmo così procedere in maniera agevole alla individuazione dei possibili gestori del patrimonio immobiliare, ricavandone le risorse necessarie al perfetto mantenimento in efficienza dell'infrastruttura, perché il problema, uno dei problemi principali, è quello delle manutenzioni, perché nel corso degli anni abbiamo constatato che realizzazioni di 10 anni fa, Monti Martani, sono praticamente oggi inesistenti, perché con la mancanza di manutenzione sono investimenti gettati al vento, per cui è bene riorganizzare completamente anche questo fronte. Grazie. Grazie Assessore Melasecche. Replica il Consigliere Mancini, grazie. Grazie Presidente, mi piacciono le parole dell'Assessore Melasecche perché usa ovviamente più volte la parola infrastruttura. Effettivamente apprendo e diciamo con soddisfazione, ringrazio la consigliera Peppucci come primo proponente di questa interrogazione perché cambia la prospettiva della visione. Quello non è un'opera che diciamo è lì lasciata, ma diventa strutturale, e quindi nella piena sua competenza assessore, riconoscendo ovviamente con i meriti finora raggiunti con grande fatica ma anche con grande determinazione, la sua visione di approccio ai lavori che mi pare di capire abbiano una cospicua dotazione finanziaria. Quindi la prospettiva cambia, cioè lei si impegna con questa diciamo enucleazione precisa di risorse e di capitoli di spesa dedicati a questa struttura, alla visione complessa di un territorio che come gruppo Lega abbiamo in piena condivisione con lei. Tra l'altro i risultati ottenuti da questo afflusso turistico che abbiamo vissuto con entusiasmo malgrado l'emergenza Covid dimostra che investire in Vannerina è un'opportunità per tutta l'Umbria, anche perché mi risulta che la capacità dell'ospitalità di quel territorio è stata ampiamente superata fino anche a avere ricadute sul comune di Spoleto e ovviamente anche su comuni ben più lontani dalla Vannerina. Quindi credere nel progetto della Vannerina come sistema infrastrutturale della mobilità lenta è, da quanto pare, obiettivo principale del gruppo della Lega. Ringrazio di nuovo la consigliera Peppucci di questa puntuale interrogazione, ma anche lei della sua risposta. Chiaro, questo progetto, una volta costruito, deve essere inserito in quello che noi abbiamo come visione, l'idea della sentieristica e della mobilità lenta di tutto il comprensorio della Vannerina, che ovviamente, come lei ha potuto constatare in questi diciamo primi mesi di attività, è stato fatto a macchia di leopardo con risultati ovviamente non soddisfacenti, soprattutto per l'Umbria, non solo per i cittadini della Vannerina. Quindi elevare
il sistema di prospettiva che la Vannerina, la mobilità lenta, è un'opportunità per l'Umbria intera, ovviamente con queste risorse, su cui ovviamente sono sicuro l'assessore darà concreta attuazione. Da lì partiranno poi le progettualità di promozione turistica che devono essere diciamo valorizzate con un sistema integrato nel quadro regionale di promozione della nostra bellissima regione. Grazie, assessore. Chiamo ora l'oggetto numero 13, interrogazione riguardo la mancata trasmissione all'Assemblea legislativa da parte del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e delle relazioni sull'attività svolta e sui risultati ottenuti relativi agli anni 2018 e 2019. Interrogante il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Consigliere Mancini, a lei la parola. Stavo trovando l'interrogazione che è molto cospicua e anche interessante, visto gli innumerevoli fatti di cronaca che coinvolgono la nostra vittime, purtroppo, la nostra polizia penitenziaria. Quindi, assessore, io diciamo ho appreso con stupore quanto già riportato in epigrafe della sua, diciamo, della mia domanda, interrogazione, però vale la pena enucleare quali sono le attività principali dei garanti detenuti. Infatti, parto direttamente dal terzo capitolo, articolo 364,1 della legge regionale 11/2015, che dispone che il garante svolge in collaborazione con le componenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, tra l'altro, le seguenti funzioni. Assume iniziative volte ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 360,2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale, inserimento nel mondo del lavoro. Segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui l'articolo 360,1, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di assicurazioni, di associazioni o organizzazioni non governative. Si attiva anche nei confronti delle amministrazioni competenti affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera A. Si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accettata omissione o inosservanza che compromettendo l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera A. Propone agli organi regionali, titolari della vigilanza, adozione delle opportune iniziative all'esercizio di potere sostitutivo in caso di perdurata assenza di quanto previsto dalla lettera B. Propone agli organi regionali competenti l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 360,1. Esprime un parere su richiesta degli organi regionali competenti relativamente alle materie del presente capo. Arrivo però al punto, in particolare, vista la successiva lettera N al comma 1 dell'articolo 364 del testo unico in materia di sanità e servizi sociali, che dispone che il garante deve presentare entro il mese di marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti all'Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale. La relazione è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione, l'Assemblea legislativa provvede a darne adeguata pubblicità sugli organi di stampa della Regione o indipendenti. L'Assemblea legislativa discute la relazione in un'apposita sessione convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa. Considerato che a tutt'oggi non risultano ancora trasmesse all'Assemblea legislativa le relazioni del garante sull'attività svolta e sui risultati ottenuti relativi agli anni 2018 e 2019, io poi chiaramente per quanto riguarda questo punto, successivamente a questa interrogazione che è stata poi anche pubblicata nei giornali, risulta pervenuto con l'atto 396 una comunicazione da parte del garante. Però tuttora oggi mi risulta, assessore, che non è stata presentata la relazione del 2019, quindi conseguentemente che non è stato possibile discutere le precedenti relazioni all'apposita sessione assembleare. Ricordato che infine che la situazione dei carceri in Umbria è estremamente difficile e che ormai quotidianamente si verificano episodi di violenza nei confronti della polizia penitenziaria, nei giornali ne abbiamo visti di ogni, assessore. Tutto ciò premesso,
interroga la Giunta regionale per conoscere le motivazioni della mancata trasmissione all'Assemblea legislativa da parte del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, delle relazioni sull'attività svolta e sui risultati ottenuti relativi all'anno 2018 e 2019. Ovviamente questa interrogazione, Assessore, è stata depositata il 28/7. Io mi pare che successivamente a questa interrogazione sia pervenuta la relazione del 2018. Io ce l'ho qua, chiaramente lei... Mi domando però, siamo indietro, eravamo già indietro nel 2018, adesso mi risulta essere anche indietro sul 2019. Quindi le chiedo di fare chiarezza su questo punto, grazie. Grazie. Consigliere Mancini, do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie Presidente. Vista la particolarità, ci siamo riscontrati direttamente con il garante. E abbiamo chiesto direttamente appunto al garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitate nella libertà personale i chiarimenti. Dalla documentazione fornita agli atti presso il servizio risulta che la relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2018 è stata trasmessa, come diceva lei consigliere, alla segreteria del Presidente dell'Assemblea legislativa in data 26/7/2019. La relazione relativa all'attività dell'anno 2019 è stata trasmessa alla Presidente della Regione Umbria e al Presidente dell'Assemblea legislativa in data 3 agosto 2020. Con riferimento a tale interrogazione si informa che il garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitate della libertà personale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 del 9 aprile 2015, testo unico in materia di sanità e servizi sociali, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, al fine di assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive o limitate della libertà personale in tutte le declinazioni elencate nell'articolo 360,2, le condizioni e le opportunità descritte nel successivo articolo 364,1 lettera A. Nello svolgimento di queste funzioni, il garante esercita un ruolo di controllo sull'operato delle amministrazioni a vario titolo coinvolte, tra le quali è compresa anche la Giunta regionale. Per quanto sopra riferito, si precisa che tali informazioni vengono fornite in un'ottica di collaborazione e correttezza istituzionale, sottolinea che la Giunta regionale e di conseguenza gli uffici regionali, pur coadiuvando nell'attività per quanto concerne la sede, apparecchiature e risorse economiche, sono terzi rispetto alle funzioni e agli adempimenti del garante, organismo chiamato ad operare in piena autonomia. Ciò detto, ci faremo parte dirigente in maniera tale che le relazioni arrivino in un tempo utile e siano trasmesse celermente all'Assemblea. Grazie. Grazie Assessore Coletto. Prego. Va bene che io non ho nulla da rimproverare al mio Assessore, quindi potevamo anche saltarla, ma ovviamente come lui ha ampiamente detto, dice non è competenza della Regione, non è che lei poteva sollevare, ma tant'è che io lo rifaccio, lei no, ma il garante deve sottoporsi ovviamente anche lui a dei termini che sono appunto richiamati in questi obblighi, diciamo, formali appunto dalla lettera N del comma 1 dell'articolo 364 del testo unico in materia di sanità, che obbliga appunto il garante a presentare entro il mese di marzo, qui abbiamo padellato, usi questa parola, diciamo, da caccia, due date, sia nel 2018 che nel 2020, rispettivamente per la data dell'anno 2018 che per l'anno del 2019. Quindi non è un caso, sono due ritardi consecutivi e ovviamente io ne prendo, ovviamente esprimo tutto il mio disappunto, che ovviamente non è nei suoi confronti, ma chiaramente perché a un certo punto penso che le istituzioni debbano avere le loro rispettive dignità, giustamente autonomie, ma questo Consiglio regionale, grazie a Dio, esiste. Esiste anche il Consiglio e i consiglieri regionali, esiste un ufficio di presidenza, esiste ovviamente anche una presidente di Commissione Sanità, che io ringrazio sempre la Presidente Pace, tuttavia la informo che tecnicamente, siccome immaginavo che poteva essere questo anche, come si dice, l'approccio istituzionale, che non mi soddisfa, ripeto, non lei Assessore, lo ribadisco, abbiamo inoltrato come Lega in terza commissione alla Presidente Pace in data 28 luglio, Presidente,
la richiesta d'audizione per del garante, ovviamente da effettuarsi, penso, Presidente, nella sua facoltà. Questa è l'audizione che è stata depositata il 28 di luglio, quindi nel più breve tempo possibile la invito a dar seguito a quanto richiesto dal sottoscritto, ma a nome di tutto il gruppo della Lega. Grazie, Presidente. Passiamo all'oggetto numero 15. Interrogazione avente ad oggetto i tamponi oro-rinofaringe presso centri di diagnostica privati, iter autorizzativo. Interrogante il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Coletto. Do la parola al consigliere Bettarelli. Grazie, vicepresidente. L'interrogazione è abbastanza datata, ad un mesetto fa circa, quando cominciava a girare voce e anche qualche altro collega consigliere, penso a Simona Meloni, al vicepresidente, si era interessato all'argomento, non si capiva bene, e non so se ad oggi si capisce meglio, che cosa succedeva in merito ai centri privati autorizzati per la realizzazione di tamponi oro-rino-faringei, appunto presso centri di diagnostica privati. Giustamente, a mio avviso, la Regione ha fatto una DGR il 9 luglio, chiedendo quindi una manifestazione di interesse come integrazione al sistema pubblico per capire quali centri avessero le capacità, le possibilità di effettuare questo tipo appunto di tampone. Quello che a mio avviso è mancato, almeno ho avuto la percezione che sia mancato, è stato quello di avere una chiarezza ed una trasparenza, e mi spiego meglio con alcune domande che pongo quindi nella fattispecie all'assessore Coletto. In modo particolare vorrei capire quali sono state le modalità appunto di pubblicazione e soprattutto di autorizzazione. Alcuni laboratori sono partiti prima, altri dopo, alcuni hanno avuto l'accreditamento, poi sembra, si è letto, che questo accreditamento è stato ritirato. Ci sono, lo diceva la collega Meloni, alcuni casi anche, come dire, abbastanza eclatanti, penso ad esempio ai giocatori del Perugia Calcio, prima positivi, poi negativi. Quindi la domanda che pongo, fermo restando il principio che è giusto aver avviato un iter procedurale che garantisse appunto l'espletamento di questi tamponi presso strutture private, è capire quali sono le procedure che sono state adottate, chi le ha verificate, come le ha verificate, in che tempi, se ci sono delle linee guida regionali a cui questi laboratori devono attenersi, perché credo che, ripeto, il settore è molto molto delicato e serve assoluta omogeneità, quindi tutte le strutture devono avere degli standard almeno sufficienti, se non ottimali, perché è un servizio importante per i privati, ma è importante anche per la collettività. Quindi serve trasparenza, servono dei criteri, servono delle verifiche e dei controlli, anche perché, per quello che mi è dato sapere, si può effettuare questo servizio anche attraverso dei service, quindi il tampone in sé viene effettuato presso laboratori di biologia molecolare. Con che modalità, con che procedure, come arrivano le persone che pensano di essere positive, che comunque vogliono verificare la loro positività o meno, ognuno arriva come gli pare, poi questi campioni dove vengono spediti? Quindi la mia, ecco, è una domanda che, a distanza di un mese da quando era stata sollevata la questione, vuole innanzitutto capire come si è mossa la Regione per garantire un servizio che, ripeto, credo sia importante, ma che debba essere assolutamente e totalmente sotto l'egida e il controllo di un soggetto che è pubblico, che non può che essere la Regione. Quindi omogeneità, grado di trasparenza per le strutture, ma soprattutto totale garanzia per i nostri concittadini. Grazie consigliere Bettarelli, do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie Presidente. In questa fase delicata dell'emergenza, così come raccomandato dalle indicazioni internazionali, dalle evidenze scientifiche, è necessario incrementare appunto il numero di tamponi effettuati per individuare i soggetti asintomatici, testing.
La Regione dell'Umbria, accanto ad altre azioni, ha perseguito l'obiettivo di aumentare l'offerta e l'accessibilità dei test molecolari, facilitando la possibilità di sottoporsi al test da parte del cittadino. Con la delibera 571 è stata quindi estesa ai laboratori privati accreditati l'esecuzione di test per la ricerca del virus con metodica RT-PCR su tampone, dopo un'opportuna conclusione della procedura di valutazione della capacità diagnostica. Con delibera 786 del 2 settembre è stata ampliata la possibilità di effettuare presso un laboratorio autorizzato la sola raccolta del campione tampone orofaringeo con conservazione e trasporto dello stesso con esecuzione della metodica RT-PCR presso un laboratorio autorizzato all'effettuazione del test molecolare secondo la delibera 571. L'iter autorizzativo per l'accreditamento dei centri diagnostici privati. Con delibera 571 si è proceduto all'estensione dei laboratori privati accreditati la possibilità di eseguire il test molecolare per la ricerca del virus. L'atto approvato dalla Giunta regionale il 9 luglio prevede che il laboratorio privato invii la manifestazione di interesse alla Direzione Salute e Welfare, Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione dell'Umbria. Dopo aver verificato l'accreditamento del laboratorio, il Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare inoltre la manifestazione di interesse al laboratorio di riferimento regionale, laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Perugia, per l'attivazione della procedura di valutazione della capacità diagnostica. Test su 15 campioni in cieco, di cui 10 negativi e 5 positivi, come previsto dalla circolare del Ministero della Salute 11.715 del 2020. Il laboratorio di riferimento regionale comunica alla Regione e al laboratorio privato l'esito della valutazione. All'esito positivo della valutazione, il Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione dell'Umbria, con apposito atto, autorizza il laboratorio e aggiorna l'elenco dei laboratori privati al pubblico sul sito istituzionale che possono effettuare la ricerca del virus sul tampone orofaringeo. La delibera 571 del 2020 stabilisce che le disposizioni di cui il laboratorio dovrà attenersi e in particolare effettuare l'accertamento solo previa ricetta medica e previa raccolta del consenso informato. L'obbligo di immediata comunicazione da parte del medico prescrittore ai servizi di sanità pubblica di tutti i soggetti risultati positivi al test molecolare su tampone orofaringeo per l'attivazione della procedura di gestione del caso positivo, in particolare per l'isolamento contumaciale e l'inchiesta epidemiologica per il tracciamento dei contatti stretti. Tale comunicazione deve essere più tempestiva possibile e deve essere effettuata attraverso due modalità: trasmissione del referto ad un'apposita casella di posta elettronica alla ASL e comunicazione telefonica all'Istituto di Prevenzione. L'obbligo di comunicazione giornaliera dell'esito di tutti i test, sia positivi che negativi, all'azienda sanitaria locale tramite inserimento nei sistemi informatici regionali di biosorveglianza. A tal fine è stata predisposta una web app di pronto utilizzo da parte di laboratori privati che scarica i dati sui risultati di test molecolari eseguiti nel sistema di biosorveglianza regionale, sia un collegamento informatico automatico che i laboratori possono utilizzare attraverso la connessione con i sistemi informatici regionali. Il costo dell'esecuzione del tampone è a carico del singolo cittadino. Resta inteso che il laboratorio privato non deve interferire con il percorso della sanità pubblica, in particolare i soggetti Covid positivi, i contatti stretti di casi Covid o soggetti già in isolamento domiciliare sono presi in carico dal servizio di igiene e sanità pubblica e non devono accedere alla diagnostica privata. Con DGR 786 del settembre 2020 è stata ampliata la possibilità di effettuare presso un laboratorio autorizzato la sola raccolta del campione, tampone orofaringeo, conservazione e trasporto dello stesso con esecuzione del tampone presso un laboratorio autorizzato all'effettuazione del test molecolare ai sensi della DGR 571.
Nello stesso atto è stata fatta la scelta di circoscrivere il prelievo del campione ai soli laboratori, escludendo la possibilità di effettuare tali accentramenti nei punti prelievo, ciò al fine di garantire i più elevati livelli di biosicurezza e di contenimento del possibile contagio durante il prelievo del campione, nonché la qualità nell'esecuzione del prelievo. Non si può infatti prescindere dal fatto che in questa fase dell'epidemia da Covid-19 tutte le azioni a tutela della salute pubblica devono essere fondate sull'applicazione del principio di precauzione. Limitare i luoghi di raccolta dei campioni risulta essere strategico per ridurre la circolazione di cittadini potenzialmente contagiosi e anche per assicurare un migliore controllo da parte dei soggetti predisposti a tale attività, ciò a totale ed esclusivo vantaggio della sicurezza della salute pubblica. Del resto anche il rapporto ISS Covid-19 evidenzia che la semplicità del prelievo non significa però che possa essere eseguito da chiunque, ma personale addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della procedura, evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficerebbe il risultato del test molecolare. L'atto disciplina l'attivazione del procedimento e diffida nel caso di mancato rispetto delle disposizioni regionali, che può portare anche alla revoca dell'autorizzazione regionale del test molecolare. I laboratori privati autorizzati. Al 21/9/2020 sono stati autorizzati 5 laboratori privati, un'autorizzazione è temporaneamente sospesa. I laboratori sono il Chirio Physiogen, il Galeno, il laboratorio di analisi Fleming, Crabion, istituto analisi cliniche Minerva, temporaneamente sospeso, appunto. Le domande in attesa di autorizzazione sono 6. Al fine di allineare le procedure di presa in carico dei soggetti, di refertazione, di comunicazione dei risultati del sistema di biosorveglianza e anche di dirimere dubbi o criticità, sono stati effettuati diversi incontri con laboratori autorizzati al test molecolare. È stato attivato un controllo regionale in accordo con i servizi di prevenzione sui casi segnalati dai laboratori regionali per evidenziare eventuali criticità o ritardi. Quindi da parte nostra, da parte della Giunta, c'è la massima trasparenza e la massima volontà di rendere un servizio ai cittadini sempre sotto la massima sorveglianza della Regione e la massima trasparenza, evidentemente. Grazie. Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Bettarelli per la replica. Una replica veloce, intanto ringrazio l'Assessore per la esaustiva risposta e chiederei ufficialmente copia della relazione che ha appena illustrato perché è molto interessante se fosse possibile averla a disposizione. Sinteticamente la replica, credo appunto, insomma, come ci ha illustrato, che qualche, diciamo, problemino, per usare un eufemismo, era venuto fuori, insomma, direi che lo attestano, fra le altre cose, la sospensione dell'autorizzazione di un laboratorio, la questione più eclatante di quanto è successo ad alcuni giocatori del Perugia Calcio, e lo attesta, secondo me, quella che la Regione ha cercato di mettere come toppa a partire da settembre, quando con un atto in particolare, poi insomma una serie di verifiche e di controlli, ha cercato di aggiustare il tiro rispetto ad una partenza che a mio avviso era stata, molto troppo liberale, nel senso che, lo diceva l'assessore, ma poi va fatto nei fatti e non solo insomma nelle parole attraverso atti. Questo è un servizio importante, fondamentale, che va assolutamente gestito, seguito, verificato. Servono procedure, servono linee guida che vanno non solo verificate nel momento in cui il laboratorio viene autorizzato con i 15 campioni a cui faceva riferimento l'assessore, ma poi va verificato anche in corso d'opera, proprio perché parliamo insomma di sicurezza, di salute, e veniamo da un periodo molto molto drammatico, per cui il servizio privato in affiancamento al pubblico, secondo me, è utile, ma va assolutamente gestito e guidato dal pubblico. Grazie.